Ciao a tutti, stiamo aspettando Stefano Gaudioso Tramonte, lo Style Director di Cornigliano. Come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Tutto a posto, alla grande. Pieno di Bene. lavoro, pieno di positività e insomma, vediamo di andare avanti con energia. Bene, bene sentire questa spezzata di energia, Beh. quindi questa fase 2 è positiva. Sempre, no? Queste cose si impara sicuramente a essere più resilienti, più forti, più tornare ancora con più idee, diciamo, no? Ti stimola anche la creatività da un punto di vista anche manageriale, se vuoi, perché devi trovare i nuovi modi per in qualche modo comunicare con le persone, vendere i tuoi prodotti, creare prodotti che siano magari diversi, con tempistiche diverse, con presentazioni diverse. Quindi sicuramente ti stimola tutto un processo nuovo, perché a dipendenza di come tu presenti e di che tempi dai alle tue collezioni, devi anche definire un pochino il processo creativo in base a questa cosa. Quindi è interessante sicuramente, è energia, ecco. Poi dopo, con tutte le problematiche che ci sono, tutta la tristezza, l'amarezza e tutto, però sono occasioni per cambiare, per migliorare probabilmente anche, rendere più efficiente tutta una serie di processi anche all'interno dell'azienda. Ti rendi conto che non c'è più bisogno magari di tutta questa miriade di cose che prima tutti avevamo la foga di tutti, no, beh, noi avevamo la foga di fare per soddisfare le svariate richieste dei mercati. Poi uno si rende conto magari che invece un po' più di direzionalità aiuta anche a focalizzare l'attenzione, le risorse, le energie, e quindi è Esatto, interessante. stavamo parlando anche poco fa, perché forse eravamo arrivati a un punto nel mondo della moda un po' forse tanto frenetico e tanto pieno di prodotti, comunicazioni, quindi forse diciamo, un passo indietro era anche un po' doveroso. Sì, passo indietro, sì. Sicuramente c'era un overproduction di tutto, no? Tutti tempestati di immagini, di comunicazioni, di collezioni, di capsule, di collaborazioni. Però non che fosse negativo, secondo me non bisogna mai guardare indietro e dire stavamo sbagliando qualcosa. Sì, cioè nel senso si può migliorare, si può fare in maniera diversa. In quel momento lì probabilmente andava bene così, in questo momento bisogna ripensarla. Cioè, non sono così illuso da dire che cambierà tutto, diventeremo tutti più buoni, più bravi, più ecologici, più rispettosi, perché mi piacerebbe, è un'occasione per farlo, ma probabilmente, ecco, sarebbe un po' illudersi che tutto rallenti senza avere un'idea nuova, no? Cioè, tutto può rallentare, ma non è che l'economia rallenta, poi cosa succede? Cioè, non sta in piedi, no? Quindi, sì. Ritmi diversi, sì, cose più logiche, magari più al passo con i tempi d'acquisto, sì, see now, buy now, sì, tutte queste belle cosine sono assolutamente logiche. Poi il rallentamento della comunicazione dal punto di vista anche del digital marketing, secondo me, è una cosa invece che continuerà ad andare avanti, anzi, proprio perché questo allontanamento tra le persone, diciamo, non aiuta, ci sarà ancora di più il bisogno di comunicare la tecnologia, no? Tramite la tecnologia. Quello che stiamo facendo un po' noi anche all'interno dei nostri negozi oggi è mandare vetrine virtuali via WhatsApp a tutti i clienti, Da voi mandargli. come vi siete attrezzati per questa fase 2? E questa fase 2, per quanto riguarda la parte retail, diciamo appunto, stando più in contatto col cliente finale, cercando di coinvolgerlo nel fargli capire quelli che sono gli arrivi di collezioni di prodotti nuovi, mandandogli delle vetrine virtuali, facendo appuntamenti one to one a casa o in negozio, insomma, cercando di stare il più vicino possibile e farli sentire anche sicuri, no? Di muoversi in un ambiente sicuro. Dopodiché, invece, dal punto di vista, diciamo, azienda, penso che siamo stati una delle prime aziende a chiudere anche per quanto riguarda appunto l'emergenza Covid, abbiamo reagito immediatamente per la protezione appunto poi di tutto lo staff, i lavoratori e le persone che lavorano tutti i giorni su e producono capi e abiti sartoriali, ma dall'altra parte siamo stati anche alla riapertura molto veloci a organizzarci dal punto di vista dei dispositivi di protezione, di tutte le regole che ci vogliono per le diverse entrate, regolamentare
un po' tutto il sistema azienda in modo che ci fosse il rischio più basso possibile. Dalla parte invece appunto delle presentazioni, diciamo, delle collezioni, come siamo andati avanti nel processo di creazione della collezione, perché poi è stato stoppato a un certo punto a febbraio, cioè sai, sei nel pieno del momento dove vedi i prototipi, devi mettere insieme i pezzi della collezione che stanno venendo fuori, stanno nascendo, no? Quindi farlo da casa poi era molto difficile, poi hanno chiuso tante regioni, tante nazioni, quindi si è rimasto un pochino così alla riapertura, abbiamo dovuto fare uno sprint proprio per mettere tutti i pezzi insieme. Abbiamo lavorato anche durante la quarantena, ma abbiamo lavorato più su una focalizzazione, una razionalizzazione, più per capire esattamente come modellare la nuova collezione che avremo presentato poi appunto a luglio, un tempo a giugno, ma adesso appunto tutti si sono spostati. La prima data di inizio campagna vendita, diciamo sulla Spring Summer 21, si è spostata per tutti verso metà luglio, no? Mi sembra di aver capito un po' che questo sia un pochino l'usanza comune di tutti quanti. E anche per noi appunto l'idea è stata focalizziamo il più possibile, ma poi devi garantire anche tutta una serie di servizi e di consegne di prodotto, che comunque prima ricevevi gli ordini a maggio, a giugno, adesso li ricevi a agosto, settembre, cioè c'è un ciclo produttivo in mezzo, no? Da dover Certo. sostenere. Quindi per fare questo devi focalizzare, iniziare a spacchettare tutti i vari progetti e a capire come veicolarli poi sul mercato e proporli al tuo cliente di modo che garantisci comunque una continuità nelle consegne e anche a te stesso una continuità produttiva, perché sennò ci sono dei picchi e poi delle valli profondissime, no? Quindi abbiamo fatto questa focalizzazione e abbiamo poi iniziato a lavorare su come tutti ti avranno detto, ma un progetto enorme di showroom virtuale, con una società qui di Affi, molto grossa, che sono molto bravi. E quindi poi a metà luglio lanceremo anche lo showroom digitale, showroom virtuale, scusami, che comunque resterà una cosa interessante anche per il futuro, penso. Non è Sicuramente. solo una questione di adesso, no? È una questione Sicuramente, di. però ne parlavamo anche con l'ospite di prima, la Torre, per quanto riguarda determinate categorie, comunque c'era comunque la necessità di toccare, soprattutto i materiali, nel caso, appunto, nel caso anche dell'abito sartoriale, sicuramente la vestibilità. No, no, ma assolutamente. Cioè, lasciami dire, è verissimo, no? Poi tu hai un pacchetto clienti, magari che sono 15 anni che comprano il tuo prodotto, quindi possono fare anche gli ordini ad occhi chiusi, però c'è tutti i clienti nuovi che vai a conquista di clienti nuovi, per cui secondo me questa cosa del virtuale assolutamente, nel senso, sarà sempre utile, ma mai sostitutiva, no? Quindi questo è un mio pensiero. Nel momento in cui passerà questa emergenza, comunque resterà, come ti dicevo prima, e probabilmente rappresenterà forse un 10-15% della presa ordini totali. Magari fai una serie di clientini anche più piccoli o che già sanno cosa comprargli, prepari un pacchettino, glielo mandi. Come si può anche sopperire un pochino a questa cosa, oltre a far vedere delle immagini, dopo che il cliente ha fatto una wish list, ha creato una sorta d'ordine, gli si possono mandare anche dei campioni reali per fargli capire la sua. Cosa ha comprato? Noi abbiamo comunque un campionario, si mette insieme, gli si mandano i tessuti o i capi per fargli poi confermare la sua scelta. Potrebbe essere anche un'idea, una cosa che stiamo organizzando, per esempio, anche sugli Stati Uniti, è questa cosa di dire, ok, fai l'ordine virtuale, guidato dal tuo agente, ma poi ti mando anche i tessuti reali per farti capire un attimino cosa stai comprando e che tipo di feel hanno questi tessuti o i capi stessi. Dall'altra parte, però, questi processi, questo showroom virtuale, queste cose innescano anche nelle aziende, secondo me, un processo virtuoso di digitalizzazione globale dell'azienda, no? Perché quando ti porti in casa Assolutamente. un processo del genere, poi non è che digitalizzi solo lo showroom, digitalizzi un archivio, digitalizzi il magazzino, cioè lo usi poi per fare tutta un'altra serie di attività che prima magari lo facevi cartaceo, oggi ne approfitti, fai tutto digitale. E lo metti sulla tua piattaforma B2B, insomma, per quello che dicevo, nascono delle idee, delle opportunità che in qualche modo ottimizzano poi anche tante altre cose, no?
Esatto, sicuramente non è un periodo che porterà i suoi frutti anche da questo punto di vista. Prima tu accennavi anche alla creatività. Io con te, appunto, visto che sei style director, volevo anche parlare di questo, perché dopo anni in cui, appunto, diciamo che poi il ben vestire maschile, chiamiamolo così, sembrava un po' oscurato, adombrato dal successo dello street style, adesso sta godendo un po' di una nuova fortuna. Beh, sì, speriamo. Cioè, io penso, sì, assolutamente sì. Dal punto di vista delle tendenze generali, c'è ovunque, già da più di da un annetto che si parla un pochino del momento un po' più stanco dello street style che ha preso piede negli ultimi anni e che adesso sembra vivere un momento più di calma. Ecco, non è, come al solito, tutte le tendenze, secondo me, non è che spariscono, no? Cioè, il denim, no? Il jeans non lo mette più nessuno, ma il jeans andrà sempre. Le solite cose che si dicono. È vero che forse c'è un ritorno a volersi vestire di nuovo, ecco. Questo, quindi al bello, alla cultura un po' del vestirsi, che sia poi formale, informale, ma la cultura del vestirsi allora è una cosa sicuramente più vicina a noi, no? Al nostro DNA, facciamo meno fatica ad interpretare, siamo anche più credibili quando interpretiamo un modo di vestire di un certo tipo, che non è quello dello street, no? Dove prima magari ti sentivi portato a dover seguire una certa tendenza, poi dopo diventa difficile, perché non è nel DNA del brand, no? Fare certe cose. Quindi, ecco, in questo tipo di logica, in questo tipo di forse ritorno un po' alla cultura del vestire, alla voglia di vestirsi, può essere sicuramente un'opportunità. Noi non ci siamo mai smossi più di tanto, devo dire, perché non è un'azienda che crea tendenze questa, ma è un'azienda che ha un suo stile, un suo DNA, un suo gusto, veste un certo tipo di uomo. Io penso che quel tipo di uomo ci sarà sempre, ecco. Poi magari mi sbaglio, ci sarà sempre con l'evoluzione, eh? Non è che rimani vestito come tuo nonno, però Certo. ci sarà sempre, non è che la sparirà. Quindi siamo sempre andati avanti per la nostra strada, devo dire. Nei momenti le scorse stagioni sicuramente era più difficile, e adesso forse, appunto, con questa voglia di ritorno c'è sicuramente un po' più di interesse, ecco, verso un marchio come il nostro, che può trarne vantaggio di sicuro, perché facciamo un total look, abbiamo tutta la parte casual, siamo made in Italy, il marchio è bello, cioè c'è tutta una serie di cose che può portare qualche vantaggio. Tra l'altro, l'inverno scorso l'abbiamo chiuso anche molto bene, poi c'è stato il coronavirus, ma era un momento anche abbastanza positivo. Positivo. Comunque ne abbiamo appunto parlato con l'autore, ma anche con altri ospiti settimana scorsa. Questi momenti comunque comportano anche un po' come tutti i momenti di crisi, comportano anche dei cambiamenti nelle abitudini di consumo. Quindi forse è possibile che ci sarà ancora di più un'affezione nei confronti di prodotti più di qualità, comunque un'attenzione maggiore verso quello che è il prodotto sartoriale o di alta gamma, comunque qualcosa che è anche più durevole nel tempo, magari. Sì, sicuramente. Ho sempre il mio dubbio, sai qual è, Ilaria? È sempre il quanto le. Ma e non è peccare di arroganza o peccare o giudicare, è quanto le persone sappiano riconoscere un prodotto di qualità. Cioè, allora, ma non è colpa del consumatore, è colpa delle aziende. Cioè, l'azienda deve in qualche modo comunicare questa cosa, no? Allora, noi abbiamo la nostra azienda. Prima sentivo l'amico La Torre in un posto bellissimo, il borgo bellissimo. Mantova è una delle città rinascimentali più belle d'Italia, anch'essa, cioè mantenuta benissimo, c'è la bellezza, c'è la cultura. Questa azienda è nata qui, in qualche modo la sua missione è sempre stata quella di creare del bello, no? Della bellezza, proprio perché nasci qua, nasci in questo tipo di ambiente. Quindi l'idea di un prodotto che continui ad essere di qualità nel tempo, che venga riconosciuto come di qualità, è un pochino una nostra responsabilità far capire qual è la differenza tra. Perché quando li vedi in vetrina, prima appunto anche La Torre diceva sì, due abiti, uno di un colore, uno di un altro, possono avere vestibilità diverse, ma parlava di sartoria. Mi ricordo tanti anni fa, vivevo in Germania, c'era un department store che aveva una decina di vetrine sulla Königsallee a Düsseldorf e aveva fatto proprio per stimolare anche l'acquisto. Il cliente aveva messo lo stesso abito di 5-6 brand diversi, con prezzi tutti diversi, no?
Quindi c'era l'abito da 4.000 euro, l'abito da 2.000 euro, l'abito da 1.500 euro, poi c'era un abito da 500 euro. E che uno dice, ma sei pazzo? Perché, cioè, uno... No, era proprio per far capire che non è che un abito grigio è un abito grigio, un abito blu è un abito blu, un galles, cioè tutti possono usare dei tessuti di un certo tipo. Poi dipende cosa ci sta dentro, cosa ci sta dietro. Stessa cosa vale per una maglia, stessa cosa vale per una camicia. Cioè, e quindi questa cosa qui un pochino forse si è persa dal punto di vista della comunicazione, perché poi tutti pensano alla comunicazione corporate, immagini più emozionali, di total look, e perdi un pochino la parte più tattica, no? La parte più tattica che aiuta invece a far capire a tutti cosa ci sta dentro, dietro al tuo prodotto, no? Dietro al tuo prodotto, che è la cosa più importante. Poi allora comunichi qualcosa di più e a lì si agganciano poi tutti i valori, no? Allora poi c'è l'ecologia, allora fai dei progetti sostenibili, è tutto da comunicare, tutta questa cosa. Quindi ecco, son d'accordo con te che la gente sicuramente starà più attenta, il consumatore starà più attento anche forse a consumare dei brand che incarnano i valori in cui crede il consumatore stesso, no? Cioè, quindi è la ricerca quasi di questo circolo che appunto che diventa quasi una tribù che consuma determinati brand. Quando vai alla ricerca di un prodotto su internet, magari invece che scrivere solo giaccone, parca con cappuccio, scrivi parca con cappuccio ecosostenibile, e allora ti vengono fuori tutta una serie di brand che hanno quella tipologia. Ecco, a questo si farà più attenzione, questo sicuro, e anche alla spesa, alla spesa sicuramente anche, insomma, cioè, questa cosa dei valori, ecco, ci credo molto, e penso che anche noi stiamo proprio strutturando la nostra comunicazione, il nostro modo di lavorare in questo modo, che non è facile, come dicevi anche tu prima, però No, certo. Adesso bisogna farlo. E appunto da esponente appunto del Made in Italy, da colonna un po' del Made in Italy, cosa serve per ripartire e ripartire bene? Bella domanda questa. Cosa serve per ripartire bene col Made in Italy? Potrei risponderti in tanti modi. Ma di nuovo, Made in Italy, insomma, non è che, cioè, voglio dire, non si è mai stoppato, no? Una ripartenza, parlare di ripartenza adesso ha un senso, perché after Covid uno dice, ok, come ripartiamo, come torniamo a dei livelli come quelli precedenti, e ha un senso. Made in Italy in realtà è già riconosciuto nel mondo, cioè non ha bisogno di... Noi sicuramente, come Made in Italy in generale, se facessimo tutti più squadra e ci fosse la filiera un pochino più, lasciami dire, unita, più con delle strategie comuni, con un riconoscimento da parte anche delle istituzioni dell'importanza della moda, no? Perché poi se ne parla sempre alla fine, no? Cioè viene sempre prima tutto il resto, no? La moda è sempre stata vista come una cosa molto superficiale, in realtà è una delle più importanti industrie che c'è in Italia, no? Quindi, per cui siamo riconosciuti nel mondo. Questa cosa potrebbe, ecco, portarci dei vantaggi. Adesso non voglio entrare assolutamente in questioni né politiche né polemiche, quindi va benissimo così, però penso che noi, nel nostro piccolo, ognuno di noi, io qui, ogni persona nella propria azienda, cercare di lavorare in maniera smart, cercare di essere veramente un pochino più attenti a quelli che sono i valori stessi che l'azienda dovrebbe incarnare, quindi portare avanti tutta una serie di azioni legate a veramente avere un minore impatto sull'ambiente, a avere un maggior rispetto del consumatore, a essere molto onesti nella filiera produttiva e quindi vendere dei prodotti che abbiano il valore che hanno, no? Cioè, senza esagerare. Quindi questa cosa probabilmente potrebbe aiutare tutti quanti a non essere in una sorta di con una maschera adesso, no? Cioè, perché è come se questo Covid avesse smascherato un po' tutto il sistema e dire, ok, adesso vediamo un pochino chi è capace di ripartire con dei valori veri, con dell'onestà, con delle cose giuste, con un senso logico. Ecco, in questo senso, ripeto, l'abbiamo detto all'inizio, in questo senso sicuramente ci aiuta a ripensare bene a tutti i passaggi. Ecco. Questo penso che sia
un pochino un must per tutti quanti. D'accordo, bene. Purtroppo io oggi abbiamo avuto un po' meno tempo, Lo però so. abbiamo avuto un po' di problemi di connessione, però purtroppo noi abbiamo una scaletta un po' rigida da Non ti rispettare. preoccupare. Io però ti ringrazio tantissimo perché è importante anche per noi conoscere quello che è il pensiero dal vostro punto di vista e appunto GQ è una delle, diciamo, del nostro core, comunque è la moda maschile, tra le altre cose, quindi sicuramente per noi è importante avere un confronto con i maggiori player del settore. Bravi Quindi ragazzi, anch'io ringrazio voi, tutto GQ Italia, siete sempre mitici. E niente, ci vediamo prestissimo. Grazie per l'intervista. grazie a te, buona giornata. Ciao Ciao. Ilaria, ciao ciao ciao. Ciao. Allora, adesso siamo pronti a continuare la nostra giornata. Ci spostiamo, cambiamo settore merceologico perché andiamo a parlare di pantaloni con Berrich. L'avevo visto prima che stiamo aspettando. Ecco il nostro ospite che è il direttore creativo di Berrich, Massimo Gianfrate. Ciao! Carissima Ilaria, benvenuta Buongiorno. in Puglia. Esatto, Di nuovo, oggi è Puglia Day. sì, benvenuto in Valle d'Itria, quindi Serie 2, Valle d'Itria. Ciao. Che invidia, guarda. Dai, non siamo mica al mare oggi, eh. C'è una bella tramontanella Ah, sì, che fa un vabbè, dai, po' allora. freddino. Come va? Come procede? Com'è questa fase 2? Guarda, Ilaria, procede che mi sarebbe piaciuto avere come fondale il piano meno uno del nostro stabilimento perché stiamo ancora cucendo, però il segnale è debolissimo, non mi andava di interrompere per motivi tecnici. Siamo in una fase di ripartenza, come tutti, e ce la stiamo mettendo tutta e soprattutto con un atteggiamento a 360 gradi. Bespoke in tutto, nella relazione con i clienti, nella riedizione della prossima collezione, nella creatività, nell'adeguamento alle strategie digitali, di comunicazione. Quindi è proprio tutto un bespoke, diciamo. Perché questo è un po' il trend topic di oggi, perché tutti hanno detto anche questo, comunque il fatto della relazione col cliente, anche proprio quasi no, one to one, insomma, un rapporto più personale. Sì, questo peraltro era già incarnato nei nostri valori e nella nostra organizzazione, nel senso che in questo momento di difficoltà sicuramente il tempo, il destino ci sta invitando ad assumere un atteggiamento ancora più coeso nella filiera, soprattutto se questa filiera, diciamo, è in piedi grazie a genuini valori come il Made in Italy, come la relazione che c'è tra le aziende brand, la propria forza vendita e i propri clienti, nel nostro caso una moltitudine di clienti multi-brand di media superficie. Ma senti, come appunto avete dei feedback? Perché bene o male, Barry c'è un prodotto distribuito comunque bene o male un po' in tutto il mondo. Quindi voi avete dei feedback dall'Italia, ma non solo? Allora, la anche paragono con un po' di ironia, dopo la frattura, l'infortunio, devo dire che è un momento in cui la fisioterapia sta cominciando bene, diciamo così. Cominciare bene una fisioterapia non significa saltare già dal letto, certamente, però c'è una grande voglia italiana, all'italiana soprattutto, di riprendersi e di riscatto. E questo mi fa molto, molto, molto piacere. C'è una voglia di mettersi in gioco, una voglia nuova di mettersi in gioco e di risolvere i problemi, che sono quelli economici, finanziari, soprattutto, e anche non disdegnare il fatto di stimolo alla presenza, al contatto con, diciamo così, il cliente finale presso i negozi.
Vorrei spezzare una lancia comunque in favore di tutti quelli che si stanno adoperando per permettere anche alle persone di poter tornare nei negozi, anche semplicemente per avere un po' un'ora di svago, perché sicuramente è difficilissimo con tutte le regole, con tutto quello che Certo. c'è cioè da seguire e sicuramente, però appunto adesso ormai siamo già quasi 2 settimane che sono riaperti i negozi, quindi Sì, si avete inizia delle un attimino. proiezioni positive? Diciamo che non c'è una stabilità nel comportamento in questi 15 giorni. Di sicuro, dai feedback che abbiamo ricevuto, ci sono state delle giornate soddisfacenti, discrete. Come anche dei momenti dove è inutile che si nasconda, sicuramente ti parte lo sconforto, però poi ti riprendi perché guardi intorno a te, credo che i nostri clienti, soprattutto quelli bravi, guardano intorno alle loro pareti e dicono: dai, forza, rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti, inventiamoci qualcosa, diciamo. Capito. Che poi appunto scommettere su un prodotto, su una categoria unica, insomma, come può essere il pantalone, cioè da una parte è una forza, però dall'altra è sicuramente anche una sfida. Sì, ritengo che sia una sfida. In questo caso penso anche che di godere, diciamo così, di una piccola, secondo me, di un piccolo privilegio, nel senso che io, come tanti in rappresentanza della mia azienda, come che altri miei colleghi, peraltro dopo si collega un altro Valle di Triano, Domenico Gianfrate. Abbiamo fatto come missione della nostra azienda la specializzazione e la competenza su quel prodotto. Dunque, una grande elasticità, anche forse una maggiore velocità nelle relazioni con la filiera a monte e a valle. Quindi, questa è l'unica, diciamo così, fonte di speranza su cui io mi aggrappo in questo momento. Il fatto di dire in questo momento sono anche un po' sereno del fatto di essere uno specialista di pantaloni. Perché sicuramente diciamo, un range di prodotti minore forse anche rende anche più snella la Assolutamente sì, assolutamente sì, anche nelle fasi primarie, nella fase creativa, l'intenzionalità di avere una collezione più fluida, più leggibile velocemente, più leggibile digitalmente. È una cosa dove uno specialista si può concentrare meglio con più competenza e, se vogliamo, ripeto, con più velocità. Da questo punto di vista, sì. Assolutamente. Un altro tema molto importante è sicuramente un po' la rivoluzione delle tempistiche, perché anche col PT spostato a settembre, quindi con tutta una serie di problematiche legate a questo, e anche comunque al cambiamento per forza di cose dovranno cambiare almeno nell'immediato le modalità di presentazione da parte vostra del prodotto, sia alla stampa ma anche ai buyer. Sì, di sicuro molte cose cambieranno. Io mi auguro che poi, quando nella mia visione ottimistica tutto si stabilirà, queste nuove introduzioni collimeranno con alcuni strumenti che in questo momento non sono i più adeguati. Gli spostamenti erano ovvi, si è spostato tutto, dai concerti alle manifestazioni di ogni genere, anche quelle dell'agroalimentare. Top level del Made in Italy, quindi è inevitabile che noi aziende ci stiamo prodigando, ma in maniera serena, anche in maniera creativa, ad adottare strumenti alternativi su cui stiamo esplorando e ci stiamo sfidando. Stiamo anche vedendo se abbiamo la ruggine oppure no, perché insomma, con questi strumenti nuovi. È come tornare un po' a scuola, sperimentarsi, non mettersi in gioco. Esatto, ma e quindi anche voi vi state attrezzando con uno showroom virtuale? Sì, ci stiamo arrivando, arriviamo a breve a questo, era una consapevolezza in via di maturazione. Non nascondo che sarebbe stato, diciamo così, un completamento di un percorso che abbiamo iniziato come brand di pantaloni perché in ottobre scorso, nel 2019, abbiamo osato aprire il primo flagship di Berwick di soli pantaloni, e così vogliamo che resti,
nel quadrilatero della Moda Milano. E guarda caso, al piano meno uno del negozio, avevamo avviato questa bella storia dello showroom. Quindi come una sorta di piccolo quartier generale a cui mancava un tassello, il tassello digitale diciamo così, del occhio digitale, l'occhio virtuale in queste mura, diciamo. Quindi sono molto sereno e stiamo facendo delle scelte conformi a quella che è la nostra natura di specialisti e stiamo scegliendo, diciamo così, partenariati migliori. Senti, sempre parlando di appunto reale, virtuale, comunque lì voi avete anche l'e-commerce. Avete notato dei cambiamenti in questo periodo? Vabbè, i dati che peraltro sono anche pubblicati non hanno certamente in maniera globale dato dei picchi nel traffico del commercio elettronico, però questi picchi non sono avvenuti, sono dati proprio pubblicati in maniera massiccia nel settore dell'abbigliamento. Se ci sono stati dei picchi, sono stati sull'accessoristica. C'è stato durante il lockdown sicuramente un atteggiamento prudenziale da parte, diciamo così, dell'utenza finale, che giustifico e non ho nulla da dire. Ma questo è stimolo anche per migliorare sulle piattaforme e-commerce, siano quelle di proprietà e siano quelle dei nostri negozi multibrand che serviamo, con delle miscele nuove, con una presenza maggiore forse del metterci la faccia. Soprattutto per noi che siamo un'azienda integrata che fa tutto all'interno, cuce, stende, stira, fa creatività, è giusto proprio raccontare attraverso queste vetrine virtuali cosa c'è dietro i nostri muri. Cioè magari farselo più volte un giro in Puglia da un punto di vista lavorativo, se vogliamo. Questo è, secondo me, il sunto su cui dobbiamo andare anche con gli strumenti digitali. Esatto, che è un po' anche quello che diceva l'ospite che abbiamo avuto prima, Stefano di Cornigliani, perché appunto Certo. è importante, forse in un momento del genere, anche dare una dimensione più a tutto tondo di quello che si va ad acquistare, anche in un momento dove forse appunto uno è più prudente, come dicevi giustamente tu, negli acquisti, perché insomma non è un momento roseo per l'economia e quindi probabilmente è importante far capire bene cosa si sta comprando, il valore di quello che si sta comprando. Probabilmente è proprio la consapevolezza che crescerà. Noi siamo coloro i quali giocheranno con diciamo, argomenti certi e veritieri a dimostrare che un prodotto messo in vetrina, il nostro prodotto, ha tutte le credenziali e tutti i requisiti di qualità e stile per poter essere acquistato, diciamo così. E tu quindi no, in qualche maniera si è parlato per un certo periodo di revenge shopping, quindi dopo un periodo diciamo di lockdown, una corsa agli acquisti. Tu come ti poni da questo punto di vista? Ma io ritengo che è indiscussa la presenza di desiderio all'interno della nostra utenza, anche perché noi ci rivolgiamo e siamo, diciamo così, classificati nell'arena competitiva come un prodotto che dovrebbe incrociare essenzialmente diciamo una fascia di mercato spending oriented, ma con consapevolezza. Io ritengo che questo avvio al ritorno alla spesa e all'acquisto intelligente, molto spesso nella politica si parla di consumi, è una parola che proprio non mi piace. Mi piace solo quando uno dice: Madonna, l'ho consumato quel pantalone, però consumi, sono acquisti intelligenti, acquisti consapevoli. Arriverà, sta arrivando piano piano, con i giusti ritmi, e io li preferisco perché così non avremo la sensazione del doping iniziale, per poi avere di nuovo un tonfo in basso. Io penso che le step debbano avvenire con i ritmi e i tempi giusti. Giustamente, questo è sicuramente dal punto di vista invece della ricerca, perché bene o male anche per voi è cruciale anche la ricerca dei tessuti, queste difficoltà anche di movimento, come incideranno? Ma io
cavalcavamo. Prima il collega dell'azienda Corneliani tirava un sospiro di sollievo su questo, di nuovo, questa strizzatina d'occhio dei buyer ad un uomo un po' più formale. All'interno della formalità c'è anche tutto quel filone active raffinato, a cui io penso dobbiamo prestare grande attenzione. Come diceva un altro mio collega, noi che siamo specialisti di un bene dobbiamo essere molto attenti a come si evolvono le altre componenti del look. Look, E certo. quindi abbiamo pensato per la prossima primavera-estate una, diciamo così, un'iniezione di creatività che incrocia funzionalità, certamente, ma non perdita di classe, di charme. E soprattutto una maggiore fluidità nella presenza dei tessuti, sintesi su cose che magari non servono, evidenze su cose che invece vanno ripetute e mostrate con maggior vigore. Per esempio. Ma sto cavalcando stranamente, potrà sembrare strano, stiamo cavalcando un filone da un po' di tempo in primavera-estate, simpaticissimo da dire. L'utilizzo di certamente di cotoni pregiatissimi, di matrice italiana, eccetera. Anche comfort, anche con mischie di seta che rendono poco più fluido ed elegante il prodotto, ma anche una parentesi di lane funzionali, di pure lane biellesi funzionali, che a sosta dir lana d'estate, no? Uno dice ma la lana, eccetera. Invece la lana leggera di un certo tipo, quella ricercata o quella creata in partnership con i fornitori, quella che chiamiamo frescolana, è un capitolo che, insomma, mi stimola molto, anche perché in Italia, nel Made in Italy, nel biellese, abbiamo dei grandi disegnatori. E Però quindi appunto in questo periodo dove è comunque anche difficile muoversi, voi avete riscontrato anche delle difficoltà appunto anche semplicemente per contattare e raggiungere certi tipi di fornitori, o anche quella parte lì si sta spostando un po' in digitale? no, ma allora diciamo così, la cosa bella è che nella nostra filiera non c'è stato nessuno che è rimasto indietro sull'adeguamento dei metodi di comunicazione, degli stili di comunicazione. Cioè c'è stato immediatamente un rapido adeguamento in filiera monte per quel che riguarda le forniture di tessuti, accessori e materie prime. E poi chiaramente c'è stata anche da parte nostra, si può vedere su quello che stiamo combinando a Milano, collegamenti diretti dal negozio, pubblicazioni più frequenti, eccetera. E i linguaggi, i metodi, gli strumenti ci stanno sostenendo in maniera indiscussa sono quelli digitali. Ho capito. E appunto, invece, sempre per quanto riguarda lo stile e la creatività, però male, il guardaroba maschile ha, se vuoi, meno categorie, no? E comunque, quindi il parte rispetto magari a quello che può essere, non lo so, un guardaroba femminile, ovviamente, no? Però il pantalone, ovviamente, è un capo essenziale. Certo. Quanto è difficile anche comunque bene o male giocare sempre e riproporre su quello che è se vuoi, un classico e un essenziale del guardaroba. Cioè avere sempre delle proposte che possano essere. Non credo più. Eccomi qua. Ah, ti ho frizzato. Tu mi senti? Ti vedo frizzato. Eccomi qua. Hai sentito la domanda? Perché io ti vedo fermo, frizzato, vedo un po' Eccoci rotellare. qui, eccoci qua. Ecco Ah, ecco. qua, ha smesso la rotta. Nel guardaroba maschile, cercando di interpretare un po' la tua domanda, il tuo stimolo, per quanto sia ristretto, per quanto sia magari un ambito un po' più ristretto, è sempre stimolante
variantare, lavorare molto anche sui dettagli, su determinate nuove funzionalità, sull'adeguamento di alcuni tessuti. Quindi, per quanto magari ristretto, abbiamo sempre ben chiaro. Anzi, partiamo sempre, in questa stagione siamo proprio partiti, ripartiti, perché noi eravamo già avanzati nella, diciamo così, nella ricerca e nella creatività, ponendoci proprio delle domande semplici, cioè apriamoci il guardaroba di dopo questo periodo, apriamoci il nostro armadio ideale, cerchiamo di capire pezzo dopo pezzo. Cosa può essere essenziale e importante da un punto di vista di stile, da un punto di vista creativo e da un punto di vista, diciamo così, qualitativo. E quindi quello che avete, diciamo, tirato fuori è la funzionalità, quindi mi hai detto, perché... Abbiamo, sì, la funzionalità su due, diciamo così, su due fronti. Funzionalità intesa come comfort, come dotazione addosso di vestibilità che devo dire salutano in via definitiva lo slim fit. Saluti Slim, ti saluto. Si va verso dei volumi un po' più graziati, non per questo vecchi. Si va su dettagli in cintura, al busto, con magari regolatori in cintura che servono a rendere più comodo lo smart working, magari perché che ne so, a casa ci siamo tutti messi qualche chilo in più, non so, però lavoriamo molto sul concetto di dettagli, di vestibilità e di impiego di tessuti. È un bilanciamento soprattutto di tessuti uniti. Bilanciati anche ad alcuni disegnati fantasia che vogliamo far diventare storico nostro, cioè io voglio arrivare a fare il rigato di Berwick di questa stagione, il check di Berwick di questa stagione, il herringbone di Berwick, cioè dare chiarezza, quanta più semplicità nel racconto, nella nostra futura e nuova campagna vendite. Ho capito. Quindi voi vi siete anche un po' concentrati partendo da quello che è il periodo che stiamo vivendo, quindi anche facendo delle proiezioni su quello che le persone avranno voglia o non voglia di indossare. Mi citavi lo smart working, quindi magari una necessità anche di comodità. Una delle cose, ora è vero che magari si parla appunto di... esatto, anche perché appunto in una situazione in cui magari sarà più frequente il fatto di lavorare da remoto, però comunque magari uno deve in ogni caso mantenere una certa, un certo standing, se comunque devi fare una riunione di lavoro o una diretta o comunque anche in digitale, probabilmente hai bisogno lo stesso di indossare qualcosa che sia comodo e comunque magari formale allo stesso tempo. È un ragionamento che avevamo, Ilaria, però... praticamente in virtù di quello che tu dicevi, onestissimo, giusto, queste modifiche anche del comportamento giornaliero della giornata tipo anche da casa, voglio essere ottimista, certamente ci sta, però io credo anche che questa presenza, diciamo così, queste modifiche anche di, diciamo così, di uscire, di passeggiare, quindi io non ho legato tutta la creatività ad una storia molto, diciamo così, legata solo al tecnicismo. Abbiamo comunque sfoggiato, abbiamo comunque continuato a considerare che comunque nella collezione maschile non ci siano solo i perché legati a questo cambiamento. Perché dobbiamo anche vedere che, considerare che anche in questo tempo in cui ci stiamo riabituando a vivere, sì con la mascherina, sì con dei comportamenti, comunque stiamo riapprocciando la nostra vita sociale. Non è tutto ottenibile, però molto, molto sì. Oggi, ieri, per esempio, sono stato felicissimo perché dal Giappone mi hanno mandato in chat e in mail che anche lì si approcciano un po' a riaprire con calma, eccetera. Sono stato felicissimo perché comunque gli sforzi da cittadini, da esseri umani,
stanno portando risultati. Quindi continuiamo con più sintesi anche a sfoggiare le nostre virtù, che sono ricerca di materiali, adeguamento delle vestibilità, cura dei dettagli e confezione eccellente, diciamo. D'accordo, benissimo. Io ti ringrazio per essere stato con noi e anche per aver condiviso come state affrontando appunto questo momento sicuramente cruciale e importante per tutto il comparto moda. Io ringrazio voi di avermi reso partecipe e saluto tutti i colleghi che sono intervenuti e coloro che interverranno. C'è una grande Puglia oggi, quindi mi raccomando. E oggi orgoglio pugliese, ma così. Come Sì. c'è anche lo stesso cognome, peraltro. Eh sì, è certo. Siamo di due città a 6 minuti l'una dall'altra. Ah, ok, quindi proprio Puglia, oggi giornata veramente delicata. Valle di Triani, diciamo Valle così. di Sì, Triani, va bene, ora. poi a Domenico, dopo che finisce lui, gli mando una bella foto della sua Valle d'Itria, versante Locorotondo. Quindi va bene così, sarà felice. Esatto, sì, e sarà felice soprattutto perché appunto vuol dire che stiamo anche celebrando le eccellenze e le bellezze, insomma, di questo paese. Sì, vero. D'accordo, grazie mille, buon Grazie pomeriggio. Ilaria, saluti a Ciao, tutti. Ciao. ciao, ciao. Bene, continuiamo la nostra giornata di oggi. Abbiamo l'ultimo ospite della giornata è Domenico Gianfrati, che è appunto il responsabile commerciale di Pitti Torino, quindi stiamo ancora parlando di pantaloni. Ciao! Ciao, ciao, Ciao buonasera a tutti. Domenico! Come stai? Benissimo, Bene, tu? benissimo. Bene. Prima abbiamo appunto parlato con un tuo conterraneo, col quale condividi anche il cognome, quindi oggi una discreta rappresentanza pugliese, anzi, Sì, io sono pugliese, vivevo a Locorotondo fino a 4 anni fa, poi quando ho cominciato a lavorare con PT mi sono trasferito a Milano, ma non vedo l'ora di tornare giù in questo periodo, sì, perché ho fatto tutto il periodo del lockdown, l'ho fatto a Milano, anch'io. quindi non vedo l'ora di tornare giù per vedere un po' il mare. Eh sì, quello sì. Purtroppo in Lombardia manca No. però, insomma, appena speriamo che insomma, ora Ha dovrà tante cose la volerlo. Lombardia, però non ha il mare, Tante che è cose una. sì. Però a breve dovremo scoprire, insomma, se possiamo spostarci oppure no, anche noi dal 3 giugno. Mi Vediamo, sembra che incrociamo le ci dita. si rinvierà di alcuna settimana, speriamo di Sembra no, di sì, però però speriamo. incrociamo le dita. Sì. Senti, voi come stai? Voi come avete affrontato questa emergenza Covid? Guarda, i primi 10 giorni sono stati di estrema paura, onestamente, legata alla non conoscenza, anche all'impreparazione, nel senso che noi eravamo già pronti a lanciare tutte le collezioni dell'estivo 2021, invece ci siamo dovuti bloccare. Quindi dopo i primi 10 giorni di paura, onestamente, di paura umana legata alla non conoscenza, abbiamo cominciato un po' a razionalizzare tutte le priorità. Quindi abbiamo cominciato prima ad affrontare le problematiche di questa stagione estiva. Abbiamo dato una mano a tutti i clienti che ci hanno chiesto un aiuto. Questo soprattutto per rispetto dei rapporti di lavoro che sempre abbiamo avuto con loro, ma soprattutto anche per mettere le basi per un lavoro futuro. Dopo di questo abbiamo cominciato a mettere mano alle collezioni, perché noi solitamente usciamo con una pre e con una main, invece quest'anno abbiamo pensato di uscire con un'unica uscita, di presentare un'unica uscita a fine giugno, inizi di luglio. Abbiamo razionalizzato la nostra proposta, quindi l'abbiamo ridotta di un 35-40%, mentre la collezione del denim è completa, è identica a come l'avevamo pensata. Dopodiché ci siamo dovuti muovere perché abbiamo dovuto mandare tutto il materiale in Giappone, perché loro cominciano già la settimana prossima. Quindi
Per noi il Giappone è un mercato importante, è il secondo mercato dopo l'Italia, quindi dovevamo dare priorità, anche perché loro hanno delle necessità di consegne molto anticipate, quindi dovevamo cominciare presto. Poi abbiamo cominciato a pensare a quello che comportava il coronavirus per la stagione invernale, abbiamo ridotto di qualcosina gli ordini, devo dire che siamo stati abbastanza fortunati perché non ci ha creato grossi problemi. Noi eravamo già partiti con la produzione dell'invernale, a marzo avevamo già pronti 80-90 mila capi, quindi eravamo già molto avanti, poi abbiamo dovuto ridurre un po' le quantità di qualche cliente. E dopo abbiamo finalmente cominciato a pensare al futuro. quindi abbiamo cominciato a pensare come si poteva sviluppare il nostro lavoro, come si poteva adeguare e quanto di buono potevamo tirare fuori da questo periodo. Perché secondo me è un periodo che, per quante difficoltà ci sta creando, ci lascerà sicuramente qualcosa di buono in termini di in termini strutturali, in termini di operatività, in termini anche di pensiero. Quindi abbiamo cominciato a pensare al futuro e a nostro avviso il futuro dovrà essere sicuramente di maggior servizio, di maggior dinamicità dell'azienda, ed è per questo che ci stiamo organizzando a dei nuovi progetti. Allora, in parte hai anticipato alcune domande, perché appunto ti volevo chiedere, intanto voi siete distribuiti comunque in 40 paesi, quindi volevo capire appunto, e in parte già mi hai un po' risposto, però il feedback anche riguardo a queste prime, diciamo, settimane di apertura, quindi... Devo dire che la prima settimana è stata molto positiva, addirittura noi abbiamo avuto dei riassortimenti, non ce l'aspettavamo assolutamente. Abbiamo avuto dei riassortimenti su dei capi particolari e che avevano delle caratteristiche più legate a un mondo più giovane, onestamente, o comunque legate alla comodità. Abbiamo un po' rallentato sulla nostra la parte basica, perché probabilmente un po' il caldo, un po' la voglia di qualcosa di nuovo, sicuramente si sono mossi dei prodotti un po' più nuovi, un po' più freschi. In questa settimana la cosa pare sia un po' rallentata, ma a mio avviso c'è ancora tanto, c'è un po' di paura ancora nel consumatore finale, un po' diciamo che la televisione non ci sta aiutando a riacquistare serenità, ma sono convinto che c'è voglia di ricominciare a fare tutte le cose che siamo abituati a fare, non solo quelle di andare a comprare abbigliamento, ma anche di andare al nostro ristorante abituale, a prendere il nostro solito aperitivo, a incontrare gli amici, quindi a fare quello che... Siamo ancora un po' spaventati. L'Italia è ancora un po' spaventata. Sicuramente. E Lombardia magari in particolare. Un po' di più. Sì. Lombardia un po' di più. Sì. Purtroppo mi dispiace, io quando sono in giro per Milano è irriconoscibile. È irriconoscibile ancora oggi, tranne qualche posto un po' più frequentato, ma il centro è veramente irriconoscibile. Sì, ora un pochettino di più. Un po' di più, sì, un po' di più, però è ancora irriconoscibile rispetto alla normalità. Certo, assolutamente. E l'altra cosa appunto che ti avrei chiesto, ma in parte già hai toccato un po' questo argomento, è anche appunto la razionalizzazione del prodotto, perché appunto la main insieme alla pre già sono cose che un pochettino diciamo si stava già parlando del fatto che quattro collezioni in un anno fossero troppe, e adesso anche è notizia di qualche shop, anche Alessandro Michele ha detto che appunto anche Gucci si limiterà a due appuntamenti in un anno, quindi la tendenza diciamo post covid è quella un po' di razionalizzare. Guarda, secondo me bisogna distinguere le due cose. È giusto che le griff razionalizzino ed escono in due uscite annuali. Noi che siamo prodotto invece abbiamo bisogno di continuare a fare le due uscite stagionali, perché abbiamo bisogno di anticipare delle consegne in alcuni paesi, quindi abbiamo proprio delle problematiche produttive, quindi la nostra non è legata a una velocità di vogliamo presentare tutto in tutti i modi per forza. La nostra è una necessità produttiva, ma questa è una necessità di tutti noi, ma anche degli amici che hanno parlato prima, probabilmente, quella di uscire con una precollezione solo per poter consegnare in alcuni paesi
con le scadenze che loro ci richiedono. Solitamente il Giappone ci chiede la consegna dell'estivo a dicembre, novembre-dicembre. Noi finiamo di vendere a settembre, quindi comunque l'acquisto dei materiali, la produzione ci richiede un po' di tempo. Quindi secondo me io terrei differenti le due cose. Le Griff hanno altri contenuti, onestamente, ed è giusto che loro prendano quel tipo di decisione. Noi in questo momento abbiamo riunito in un'unica soluzione per una questione di tempi, una questione di necessità. Okay, ma noi già da legata al periodo. Esatto. Noi da novembre ricominceremo con la precollezione. Abbiamo già, noi già la settimana scorsa abbiamo cominciato a pensare alla nuova collezione invernale del 2021 e ci siamo dati un timing uguale a quello dello scorso anno. Ma ripeto, non perché non è l'idea di voler vendere di più o di fare qualcosa in più, è soltanto perché abbiamo delle necessità produttive e di consegne. Senti, tu che sei appunto giorno sì giorno no, sei stato scattato con Catrici su Research Realist, Scott Schumann ti adora, appunto parliamo di pantaloni, cioè quali sono per te le regole fondamentali appunto per scegliere il pantalone? Io penso che indipendentemente dal pantalone, ma in generale, uno deve sentirsi, una persona deve sentirsi a proprio agio con qualsiasi capo che indossa. A maggior ragione il pantalone ti deve dare quanta più comodità, ma allo stesso tempo riconoscersi, darsi anche la possibilità di riconoscersi in quello che uno indossa. Noi abbiamo un'offerta di pantaloni molto vasta, quindi partiamo dalla parte classica fino ad una parte fashion. Quindi in questo momento io personalmente preferisco la nostra parte fashion e la nostra parte active. Io mi occupo anche dello stile all'interno della collezione, quindi c'è tanto di mio, nel senso in quella parte. E poi c'è una parte che invece deve tener conto di quello che siamo noi in tutti i paesi. Quindi comunque in linea di massima però il pantalone deve essere una cosa che ti senti tua per una questione più secondo me di una giacca. Esatto, però appunto ne parlavamo anche prima con il collega di Berwick, chiaramente all'interno del guardaroba maschile il pantalone sicuramente è qualcosa in questo che momento, ha certo. Preminente. Certo. Sì. Allora, io già ho tante cose nell'armadio, però devo dire che di pantaloni ne ho tantissimi, ma penso che quello sia una caratteristica un po' di tutti gli uomini, perché il pantalone ti aiuta nell'abbinare la scarpa, ti aiuta a mettere la giacca giusta. Secondo me il pantalone è quello che comanda l'equilibrio di un look, secondo me, e quindi diventa anche condizionante per tutti gli altri capi da aggiungere. In questo momento a me piace un pantalone in generale, un pantalone un po' più vita alta, un po' più asciutto, un po' più che va più verso un mondo più moderno. Io sono convinto che in questo momento noi dobbiamo tenere molto in considerazione il consumo di un pubblico giovane, non dico ragazzino, ma giovane, e dobbiamo fare in modo, noi aziende del classico, di riscrivere le regole del classico. Dovremmo cercare di dare, di attirare quanti più giovani possibili. Questo secondo me si fa oltre che con i capi, con le collezioni, con i colori, con tessuti. Secondo me va fatta una comunicazione adeguata. Penso che noi del classico dobbiamo migliorare da quel punto di vista per cercare di diventare un po' più interessanti per i giovani. Dobbiamo ricostruire secondo me il nuovo modo di vestire italiano, che non può essere quello classico di 20 anni fa. È interessante perché questa stessa cosa comunque l'ha detta anche Stefano Di Corneliani, appunto riguardo alla comunicazione, al comunicare meglio il marchio e quello che fa, quelli che sono i valori, ma anche la produzione. Per esempio appunto nel DNA di PT c'è sicuramente anche l'attenzione al tessuto, visto che nasce come venditore all'ingrosso, certo, di tessuti, no? Quindi prima o poi di creare proprio il marchio. Quindi è anche interessante il fatto che tu dica sull'attenzione un po' al formale, perché ne abbiamo parlato anche con lui, appunto dopo un po' di anni di predominio dello street style, certo, sta un po' ritornando. Finalmente il nostro turno. Finalmente il nostro turno. Certo.
Secondo me noi aziende abbiamo due obblighi. Uno che è quello di comunicare il lifestyle dell'azienda, il mood dell'azienda, quello a cui si ispira, quello, o comunque la parte più da sognatore. Poi è quello verso il consumatore finale. Poi invece abbiamo un obbligo, è quello di trasmettere ai nostri negozi, ai nostri buyer, ai nostri commessi, tutte le caratteristiche di qualità di un pantalone. Non possiamo pensare che il consumatore finale sia un esperto di tessuti, un esperto di qualità, un esperto... non possiamo pensare quello. E invece è molto importante che questi messaggi vengano trasferiti dall'azienda al buyer, alla boutique, e dalla boutique al consumatore finale. Solo in questa maniera possiamo ridare valore alla qualità. Perché sento spesso parlare di Made in Italy e di qualità, però non possiamo delegare questa cosa al consumatore finale. Il consumatore finale non è tenuto a conoscere questi aspetti. Gli piace un pantalone, compra un pantalone, gli piace una giacca, compra una giacca. Gli sta bene, la compra, gli sta bene, non la compra. Invece siamo noi che dovremmo adoperarci per dare questa conoscenza. Secondo me questo è un passaggio fondamentale per il prossimo futuro. Questo succede anche forse perché veniamo diciamo da ormai decenni di sovrabbondanza di prodotto, che quindi è anche un po' difficile magari districarsi tra quelli che sono le diverse tipologie e le diverse qualità. Però appunto, visto che vabbè, il fatto che poi stia ritornando un po' al formale sicuramente è anche qualcosa che è insito un po' nella ciclicità della moda, però dopo un periodo di crisi, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti, è possibile che si abbia voglia di investire in un prodotto più duraturo? Assolutamente. Più... Assolutamente. Io sono... Magari tra... un prezzo più alto, però... Ma io sono molto ottimista, onestamente. Io sono convinto che alla fine di questo momento ci sarà un ritorno al bello, alla qualità, al formale rivisto, comunque, sono molto convinto di questo. Il problema principale adesso è concentrarsi su superiamo questo momento, perché sono due cose completamente diverse. Dobbiamo fare attenzione a questo momento e comunque già pensare al prossimo futuro. È come nel rugby, che ci sono due squadre, una difende e l'altra attacca, e quindi noi dobbiamo essere una squadra di rugby. Difenderci in questo momento di estrema difficoltà, ma allo stesso tempo guardare al futuro e pensare a come attaccare, cominciare a fare meglio il nostro lavoro. Quindi secondo me questa, per quanto ripeto possa essere dannoso questo Covid, ci ha dato la possibilità di pensare e di poter mettere in pratica delle cose che già in passato tutti pensavamo. Perché già un anno fa, un anno e mezzo fa, parlavamo di queste cose, ma ancora non si erano realizzate. Ancora le lasciavamo andare, le trascuravamo. Adesso invece il coronavirus ci ha obbligati a farlo. Ma erano cose che già non funzionavano in passato, secondo me. Quindi... Esattamente, ti stai riferendo a... Nel senso che il fatto di dover trasmettere il valore della qualità lo dovevamo fare già in passato. Il fatto di dover dare valore alle cose fatte in una certa maniera lo dovevamo fare in passato. Quello di dare un servizio maggiore ai nostri clienti lo dovevamo già fare in passato. Soltanto che prima le cose funzionavano, nessuno ne aveva un'esigenza immediata. Ora invece tutte queste cose qua sono diventate necessarie, immediate, e dobbiamo tutti darci da fare. Esatto. Un'altra delle cose appunto che vi riguarda da vicino, ne abbiamo anche parlato sull'ultimo numero di GQ, c'è cioè appunto una notizia dedicata a PT Torino, è anche il fatto che diciamo, concentrarsi su una categoria merceologica è sicuramente, cioè, da una parte una forza, però dall'altra anche una sfida, quindi... noi ci siamo concentrati anche sul discorso della cura meticolosa nel particolare, perché anche quello poi penso che faccia sicuramente la differenza in un prodotto come quello che può essere un pantalone. Il fatto di essere degli specialisti sicuramente ci ha premiato, i clienti, le boutique ci riconoscono questo valore, nel senso che ci dà la possibilità di focalizzarci con maggiore attenzione
su quello che facciamo, perché facciamo solo pantaloni, quindi non possiamo sbagliarli, dobbiamo fare quello, visto che ci pensiamo tutto il giorno, ogni minuto, è giusto che facciamo, che venga fuori un buon lavoro. La difficoltà è, in alcuni casi, quella di trasferire un'immagine, l'immagine corretta di quello che vuoi fare, perché diciamo che il total look ti aiuta a trasferire un'immagine un po' più completa. Per il resto, però, nell'ultimo anno ci siamo affidati a un ufficio stampa e a un ufficio di comunicazione che ci stanno dando una grossa mano, e i risultati sono, onestamente, stanno arrivando. Ho capito. E invece quello, quindi, per la ripartenza a livello pratico, cosa pensi che serva un po' in generale a tutto il comparto, non solamente a voi come azienda? Ah, quello che servirebbe sicuramente è di creare un gruppo che pensa e lavora all'unisono. Onestamente, spesso io sono amico di Massimo, siamo due pantalonai e non ci facciamo concorrenza, siamo amici. Spesso parliamo delle problematiche del mercato, senza paura di dichiararci le nostre perplessità o i nostri pensieri. Avverto spesso, ancora prima, che c'è sempre dell'astio, c'è sempre della paura, della concorrenza. Secondo me invece dovremmo creare un gruppo di lavoro, diventare più forti e trasferire anche un'immagine più coesa del nostro lavoro. In questo periodo, per esempio, noi dell'abbigliamento non siamo stati ascoltati, o siamo stati ascoltati poco, proprio perché non avevamo un gruppo di lavoro che ci rappresentasse nella maniera corretta. Quindi questa, secondo me, è la cosa principale: cercare di avere qualcuno che ci rappresenti al meglio e che tenga un po' in considerazione di tutte le necessità. Però è interessante, poi, appunto, una delle cose che c'è tante in queste dirette, appunto, vengono fuori tante tematiche e poi più o meno le esigenze sono comuni. Certo. O Quindi. siamo tutti pazzi o sono tutte vere queste necessità? No, evidentemente sono tutte vere, perché poi non credo che vi siate messi d'accordo. Quindi, però tutte vuol dire che evidentemente c'è una necessità di, visto che poi appunto quello della moda è uno degli asset fondamentali di questo paese, sicuramente sarà un traino anche nei Ma è prossimi anche anni. una delle cose più belle di questo paese. Noi abbiamo veramente una grossa fortuna, a parte i paesaggi, il mare. L'abbigliamento è veramente una delle cose più belle che abbiamo di questo paese. E mi dispiace che spesso venga considerato una cosa futile. E invece è una parte importante, perché c'è del lavoro serio dietro l'abbigliamento. Ci sono tante aziende, ci sono tante famiglie che lavorano, tanti imprenditori, gente che spende. Cioè, veramente c'è tanto lavoro, tanto sacrificio. E mi dispiace che a volte venga considerato un po' frivolo. C'è veramente tanto lavoro. Anche semplicemente in un pantalone, quindi dicevo, un Sì? pantalone, no? No, Però sempre quanti certo. passaggi, cioè quanti passaggi ci sono? Cioè, Noi diciamo. quando sdifettiamo le nostre vestibilità, arriviamo al maniacale, nel senso che ci muoviamo di mezzo millimetro, mezzo centimetro. Devo dire che questo ce l'hanno anche un po' inculcato i giapponesi, che sono maniacali. Noi abbiamo un ottimo rapporto con il Giappone. Devo dire che loro sono maniacali, ci hanno insegnato a stare attenti anche al millimetro. Quindi il secondo mercato, diciamo, è il Giappone, più o Sì, meno. è il secondo mercato, ma ha dei numeri veramente importanti, ci dà grossissime soddisfazioni. Vendiamo un terzo del nostro numero capi, lo vendiamo in Giappone. Probabilmente siamo il primo brand di pantaloni in Giappone, in termini di numeri in questo momento. Insomma, soprattutto vendere jeans giapponesi è un bel risultato. Jeans, devo dire che abbiamo sofferto tanto sul jeans in Giappone. Da 2 stagioni stiamo vendendo molto bene. Tra l'altro, noi nella primavera-estate 2021 abbiamo fatto il rebranding del marchio. Prima c'era la distinzione PT01 e PT05, adesso invece è tutto PT Torino, con l'aggiunta del denim nella parte denim. E devo dire che in Giappone, fino a marzo, i risultati del denim erano veramente, veramente alti, più alti del pantalone, fino a marzo, fino alla chiusura. No, quindi un ottimo risultato. Sì, sì, sì.
Senti, prima di lasciarti ti faccio un po' un'ultima domanda a livello di ricerca, perché comunque anche la ricerca è una parte importantissima del vostro mestiere, ma adesso forse cambierà un po' perché insomma, non potendosi muovere, potendosi muovere meno, Devo dire che questo aspetto l'abbiamo superato, perché io per esempio già la settimana scorsa sono stato in Veneto in una lavanderia a vedere dei nuovi trattamenti, delle nuove cose, quindi noi ci stiamo già muovendo da quel punto di vista. Dobbiamo soltanto aspettare un po' di guardare le collezioni di tessuto per quello che ci propongono di nuovo, però abbiamo le idee abbastanza chiare nel senso di quello che stiamo cercando. Sicuramente dovremmo andare a lavorare sui trattamenti e quindi è il primo passo che abbiamo fatto la settimana scorsa, sono proprio andato a guardare un'azienda che fa dei trattamenti nuovi e che quindi ci metterà nelle condizioni di presentare un pantalone completamente diverso da quelli che già presentiamo. Secondo me la sperimentazione, la ricerca diventeranno ancora più importanti nel prossimo futuro. Diventerà ancora più emozionale l'acquisto, a mio avviso. Sarà meno l'acquisto di necessità o di servizio. Quindi questa cosa qua ci impone, voglio dire, di fare tanta ricerca. Devo dire che noi avevamo già cominciato questo percorso da un anno, con la sperimentazione di nuovi materiali, di cose che non avevamo mai utilizzato in passato. E devo dire che i primi risultati sono arrivati. Quindi vuol dire che dobbiamo continuare su questa strada. Ma anche per una questione, io guardo adesso in giro la gente veste con il denim, con il jeans, vuol dire, e con pantaloni che hanno altre caratteristiche rispetto al pantalone classico, quindi o sono i pantaloni active o dei pantaloni un po' più comodi o dei tessuti con altre alte performance, quindi bisogna comunque lavorare in quella direzione, anche se il bel pantalone è fatto di tessuti tradizionali, il bel pantalone è fatto di tessuti tradizionali, poi può essere più di moda o meno di moda, ma noi lo avremo sempre nella nostra collezione. Certo, vabbè, quello fa parte un po' del nostro DNA, certo. Del vostro DNA, certamente. Certo, certo. E invece per quanto riguarda un po' una digitalizzazione del... Come tutti, anche noi... Per affrontare questa campagna vendite ci siamo dovuti organizzare dal punto di vista digitale. Devo dire che ci sono alcuni paesi che hanno reagito subito positivamente, anzi addirittura ci esortavano loro all'acquisto online e digitale. Tipo la Corea, alcuni paesi asiatici ci hanno proprio chiesto direttamente perché sapevano di non poter venire. Okay. Ma quel tipo di buyer è abituato già a comprare sul digitale. Per una necessità, vuol dire, siamo stati anche costretti a organizzarci anche per l'Italia e per l'Europa. Però, secondo me, tra un po', noi abbiamo già mandato gli inviti ai clienti per le collezioni e già dalla Germania stiamo avendo appuntamenti di persone che verranno a Milano. Quindi probabilmente nel giro di 15-20 giorni le cose cambieranno ulteriormente. Probabilmente verranno di più a Milano. Dalla Corea sicuramente non verranno, però... Dall'Europa ci saranno i clienti che dovranno venire a Milano. L'acquisto digitale, secondo me, per prodotti come il nostro, è soltanto un palliativo a questo momento. Okay. Quindi ci dobbiamo organizzare, giusto che lo facciamo, e lo useremo correttamente. Sono convinto che in futuro ritornerà l'acquisto fatto di un touch, di una sensazione che al momento della vendita è molto più facile in maniera personale. Dal vivo. Dal vivo, sì. Sì, sì. Soprattutto magari se si parla appunto di tessuti particolari o vestibilità, certo, particolari. Infatti la mia preoccupazione maggiore è quella. Da quel punto di vista noi ci stiamo organizzando anche con inviando le cartelle colori ai nostri clienti. Una volta che facciamo l'ordine online, noi manderemo le cartelle colori della loro scelta in modo che loro possano realmente toccare, guardare la loro scelta. In modo da non ritrovarci poi la prossima stagione di non pensavo fosse così, ho sbagliato l'acquisto. Quindi dobbiamo cercare di razionalizzare tutto e fare tutto al meglio. Non possiamo dare nulla per scontato, secondo me. Però sicuramente almeno nell'immediato le modalità di presentazione alla stampa assolutamente. In qualche modo devono essere per forza virtuali. Assolutamente,
assolutamente. Però non pensi che comunque questa cosa rimarrà? È una contingenza? Rimarrà nei momenti in cui uno per mille problemi non potrà raggiungere lo showroom, no? O la gente con cui dovrà fare l'ordine, secondo me. Non sostituirai mai quel tipo di rapporto. Il rapporto interpersonale non sarà mai sostituito, secondo me. Per assurdo, dopo questo periodo, io penso che il rapporto personale diventi ancora più importante. Il digitale servirà nei momenti in cui sarà necessario, nell'impossibilità di non potersi incontrare, di non potersi raggiungere, quindi c'è uno strumento. Ma non penso che per noi quello strumento diventerà la regola. E io mi opporrò anche fino a quando è possibile che quello diventi la regola, onestamente. Mi piace molto, è un aspetto molto importante del mio lavoro, quello di fare una chiacchiera con il cliente, di scambiare le opinioni nel momento dell'ordine, il poter spiegare al meglio perché nasce una collezione, quali sono le esigenze che vogliamo soddisfare con quel tipo di collezione. In una video chat, conferenza, un ordine digitale, questa cosa diventa un po' più complicata, onestamente. Io sono un po' tradizionalista, penso che non voglio far perdere la poesia a questo lavoro. Io adoro questo lavoro, non potrei fare altro perché vivo per questo. E quello è un aspetto importante. Ancora un aspetto importante. Poi, ripeto, siamo nel 2020, nel lockdown, dopo lockdown, e quindi dobbiamo necessariamente adeguarci a certe necessità. Ma quando sarà possibile, io preferirei tornare a quello. D'accordo, grazie mille. Grazie a voi. Ti ringrazio tantissimo per grazie. Essere stato con noi. E buon pomeriggio. E... grazie a voi e un saluto a tutti. Ai miei conterranei e anche ad altri, non soltanto ai miei conterranei. Grazie mille. Ciao. Grazie, grazie. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, grazie a tutti per averci seguito in questa giornata dedicata alla moda maschile. E vi ricordo che appunto giovedì è la nostra giornata dedicata al wardrobe. Grazie ancora e buona serata a tutti. Ciao.